Ancora insieme sul canale della Fitarco con Stefano Tombesi, neo consigliere nazionale della Fitarco, per parlare di un sacco di cose. Iniziamo con tanto un'impressione di questa terza giornata di gare qui alla Fiera di Rimini. Il test era già stato fatto in occasione di Sport Days, direi che insomma sta andando tutto al meglio. Oggi si assegnano i titoli di classe a livello giovanile, insomma si sta chiudendo questa mattinata. Direi che l'adesione, la risposta e la qualità delle gare è altissima. Prima di tutto buongiorno a tutti i telespettatori. E sicuramente per noi è un test qui a Rimini che riconferma quello che è stato per lo Sport Days, quindi un successo sotto tutti i punti di vista. Abbiamo un parterre di tutto riguardo, stamattina i ragazzi che tirano e sono tantissimi e il pubblico ha seguito, segue questa manifestazione in un modo veramente partecipativo. E per quanto riguarda noi, già saprete che poi in futuro verrà riproposto la location, perché sicuramente è tra le più valide che possiamo avere qui in Italia. Quindi. Tra poco parliamo di un grandissimo evento che segnerà il 2013, che ti riguarda da vicino. Ancora una battuta, oggi possiamo dire siamo un po' a caccia del futuro. Questa è una federazione che si trova nella invidiabile posizione, ma anche insomma non facile posizione, di essere da 5 edizioni olimpiche sul podio, avere 3 arcieri magnifici che hanno conquistato l'oro, ma di dover impostare un quadriennio in cui si cercherà in qualche modo di metterli in difficoltà, di far crescere i ragazzi, e ce ne sono tanti alle loro spalle. Sicuramente quello che dice è giustissimo, nel senso che qui stamattina c'è il futuro dell'arceria italiana, ci sono degli elementi che già abbiamo preso in visione e che stiamo seguendo con attenzione. Ma qui non parliamo solo dei prossimi 4 anni, ma probabilmente anche dei prossimi 8, delle prossime Olimpiadi, perché noi guardiamo oltre. Spero che il prossimo quadriennio ci porti fortuna e di poter riconfermare quello che è stato fatto fino ad oggi. Sicuramente abbiamo dato tanto, ma e sarà difficile riproporci allo stesso modo, ma credo. Stiamo lavorando bene, ecco. Abbiamo messo le basi e stiamo portando avanti delle situazioni innovative per quanto riguarda la Fitarco, quindi speriamo di poter poi portare indietro anche i frutti di quello che noi facciamo. Ecco. Con Stefano Tombesi, neo consigliere nazionale della Fitarco, parliamo però anche del grande evento 2013 che lo riguarda da vicino, e allora lo facciamo con un'introduzione la migliore possibile, un bellissimo promo, vediamolo insieme. European Field Archery, gli europei di campagna, 25-31 agosto, uno scenario incantevole a Cascata delle Marmore, una bellissima regione, l'Umbria, che ospiterà questo straordinario evento. Iniziamo a inquadrare questo appuntamento, iniziamo a dare qualche anticipazione? Assolutamente sì. A parte il fatto che io ogni volta che vedo questo promo già ho la pelle d'oca, perché penso già a quello che andremo a vivere. L'abbiamo vissuto questa esperienza a molte persone, molti arcieri, i nostri associati l'hanno vissuta alla Coppa delle Regioni che abbiamo svolto nel 2012 a Terni, e hanno potuto godere di quello che è il panorama all'interno della Cascata delle Marmore. Beh, è un impegno molto oneroso e ripeto, impegnativo da tutti i punti di vista. Noi abbiamo voluto dare anche qualcosa di più per accogliere le nazionali che ci verranno a trovare, creando anche un villaggio di intrattenimento per i 7 giorni che queste persone saranno da noi. Gareggeremo su delle location quali i prati di Stroncone, dove abbiamo svolto i campionati italiani nel 2010, mi sembra, sì, di campagna. Poi lì ci saremo 4 giorni tra tiri di prova e 2 giorni di gara.
Poi due giorni all'interno della Cascata dei Marmori, come dicevi tu, con degli scenari stupendi da mozzafiato, e l'ultimo giorno, il giorno delle finali, quindi il 31 agosto, faremo le finali individuali all'interno di un centro archeologico che è misconosciuto alla maggior parte delle persone, ma abbiamo vicino Terni un centro romano dove passava l'antica famiglia, e tireremo all'interno di un'arena romana sotto un ponte sempre romano, quindi scenari mozzafiato, ecco, ripeto. Quindi l'esemplificazione di quello che spesso ripetiamo è il valore di grandi eventi per la promozione del territorio. Sarà una magnifica cartolina che farà il giro dell'Europa con una, direi, un ulteriore valore, che è tutto Fitarco. Questo è un movimento che ha numeri davvero eccezionali. Proviamo per esempio a dare qualche numero di questo evento. I numeri sono semplici, nel senso che saranno circa 35 nazionali che parteciperanno, 30-35 nazionali adesso secondo le iscrizioni che arriveranno, per un totale di circa 200-220 tiratori. Dopodiché tutte le nazionali sappiamo che sono accompagnate da tutto uno staff tecnico, quali gli allenatori, i dirigenti e quant'altro. Quindi parliamo di 600-700 persone che creeranno in questo specifico a Terni un indotto importante per tutto quello che è gli alberghi, tutte le accommodation che sono da noi. Noi siamo su questo, per la prima volta ho visto le istituzioni che si sono interessate e ci supportano, infatti è coorganizzato con i comuni dove andremo a tirare. Per noi Fitarco è importante riuscire a sensibilizzare, significa che qualcosa di buono è stato fatto fino ad oggi e qualcuno si sta accorgendo che sport e turismo devono camminare a braccetto. Per noi Fitarco è importante portare un segnale di collaborazione con questi enti, ecco. Anche perché lo ricordiamo, insomma, lo sport costa poco e rende molto, potrebbe essere uno slogan da telepromozione, è la verità. Le istituzioni a volte lo capiscono, a volte non molto. L'istituzione non costa niente, a volte, ecco, questo su questo. Anche perché c'è una forza straordinaria che è quella del volontariato, di chi, dirigenti e appassionati, è veramente poi nel cuore delle organizzazioni, perché così entriamo anche in un altro aspetto molto interessante. State costruendo probabilmente la squadra che lavorerà a questo evento. Alle spalle di Stefano Tombesi ci saranno veramente tanti amici del tiro con l'arco che si metteranno al lavoro. Io ho avuto già molte adesioni a livello nazionale di gente che magari neanche conoscevo, che si è avvicinata, mi ha detto, dice, posso venire a dare una mano? Dico sì, però non ti posso dare l'alloggio, ma più di questo. Dice no, ma io mi interessa vivere il tiro con l'arco, e questo è sinceramente è il nostro spirito. È per quello che intorno a me, come dicevi giustamente, ho una squadra gigantesca di persone che però lo fanno a costo zero e solo per esserci, e questo è un bel segnale. Entriamo anche nella squadra invece di chi dovrà sostenere finanziariamente l'evento. Parlavi di istituzioni, è doveroso quelle che insomma aiuteranno, così come le aziende che piano piano cercherete di coinvolgere, iniziare a citarle. A che punto siamo? Insomma, è vero che ci sono 6-7 mesi davanti, ma è anche vero che ci vorranno tutti per arrivare ad avere il piano perfetto. Allora, la prima istituzione che c'è vicino è la Fitarco. Io adesso mi sdoppio da consigliere federale a presidente, ex presidente, perché da sabato scorso non sono più presidente dell'Arcieri Città di Terni, ma sono consigliere semplice. E la Fitarco ci dà una grossa mano, un grosso supporto, ma naturalmente parliamo di bilanci molto alti, quindi non possiamo pesare solo su questa federazione. Il comune di Terni ci dà quello che è la location a costo zero e le strutture, quindi però non ci dà un centesimo. Ci stiamo organizzando per quanto riguarda regione, provincia assolutamente niente. La regione speriamo che capisca l'importanza di questa gara, di quello che faremo. Ecco, perché è difficile, e molti non sembra strano, che quando vai a dire guarda, facciamo un campagna, tiro di campagna dentro la Cascata del Marmore, questi ti guardano, ti dicono ma
che significa? Ecco, quindi noi, il mio segnale, quello che poi vorrò portare anche come mio supporto all'interno della federazione, riuscire a far capire alla gente che non pratica il nostro sport di quello che facciamo, dell'importanza e dell'indotto che può portare. Questo sicuramente sarà un valore aggiunto per veicolare tanta gente che c'è lontano e purtroppo anche perché è un, tra parentesi, chiamiamolo anche sport minore, anche se per me non lo è, anzi, e cercare di far capire quello che facciamo. Ecco, tutto qua. Chiudiamo con, è presto, ma anche l'impressione da un punto di vista agonistico, perché poi un evento importante come questo è bello organizzarlo, se poi riesci anche a portare a casa un risultato colorato di azzurro è ancora più bello. Com'è la nostra nazionale? La nostra nazionale è sicuramente tra le migliori, come tutti sanno. Spero che Terni possa essere ancora di più un trampolino per lanciare i nostri atleti, specialmente contando sui giovani, perché il futuro nostro sono questi ragazzi qua, i giovani. E allora noi ringraziamo Stefano Tombesi, proprio ai giovani torniamo con le immagini dal padiglione B e C della Fiera di Rimini, dove sono in corso le ultime volée della competizione che assegna i titoli di classe per le categorie juniores, allievi e ragazzi. Al termine di questa mattinata ci saranno le premiazioni, nel pomeriggio lo ricordiamo poi i titoli di classe con sulle linee di tiro senior e master, eventuali spareggi alle 18.30 per l'assegnazione dei titoli assoluti in programma domani e quindi a chiusura di questa lunga giornata le premiazioni. Grazie ancora a Stefano Tombesi, rimanete ovviamente in diretta sul canale Fitarco su YouTube, tra poco ancora aggiornamenti.